Giovedì 14 maggio 2020. San Mattia Apostolo. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era circa 120 e disse: Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: La sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti. E anche il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni, fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi e assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione. Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Dal Salmo 112. Il Signore l'ho fatto sedere tra i principi del suo popolo. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Il Signore l'ho fatto sedere tra i principi del suo popolo. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Il Signore l'ho fatto sedere tra i principi del suo popolo. Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Il Signore l'ho fatto sedere tra i principi del suo popolo. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Il Signore l'ho fatto sedere tra i principi del suo popolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni e gli altri,